torna presto, ti dice, torna presto. E allora mi sembrava doveroso, come? Mi sembrava doveroso anche salutare la Lube. Guardate, non si può parlare prima di... Ti devono uscire le notizie, io non posso parlare, dire niente. Però abbiamo capito. Arrivederci, ciao Zezzo. Questa è una gran bella doccia. Bisogna, scusa? Cosa succede? No, non lo so, mi parlano. Perché parte che mi hanno bagnato, fatto la doccia praticamente. Però con piacere, dai. Com'è? È andata bene, dai. E questo primo set cosa hai fatto? Primo set, devo dire, loro sono partiti molto aggressivi al servizio e noi abbiamo fatto una fatica enorme con la palla staccata, non riuscivamo in attacco, abbiamo finito col 24%, abbiamo preso Murad, non abbiamo coperto. E io ai ragazzi ho detto, ragazzi, se continuano a battere così, dobbiamo in attacco in quelle situazioni migliorare, perché sennò diventa difficile. E poi devo dire che comunque siamo cresciuti anche in battuta noi, perché il primo set li abbiamo messi poco in difficoltà. Però è stato un crescendo bello. Perché sei così tranquillo? Guarda, visto che sei tranquillo, ti do l'auricolare, Zorro e Samu per te. Oh, Samu! Ciao, perfetto, complimenti, veramente. Bravi, bravi, siete cresciuti tantissimo, come hai detto tu, dopo il primo set. E poi la cosa che ci siamo detti questi giorni che ci siamo visti, una gran partita di Leal e tutti sono andati dietro Leal e avete fatto una cosa straordinaria in tutti i fondamentali dal secondo set in poi. Sì, oggi tra l'altro non ho fatto il cambio ricezione con lui perché era molto in partita, stava anche tenendo bene ricezione, insomma è un giocatore fondamentale, ma per vincere con questi parziali contro Kazan non è solo Leal, ci hanno messo tante cose tutti. Credo che siamo andati crescendo un po' in tutti i fondamentali e abbiamo dato continuità. Caro Fefe, come potrei non farti una domanda a sfondo psicologico? Zorro! No, strano che tu mi faccia la domanda a sfondo psicologico. Ma quanto è lungo l'infinito, ma quanto... No, quanto no. Dura l'eternità era la tua domanda. Mi sono confuso, vabbè. No, senti questa. Nella tua carriera d'allenatore ti sei fatto la scorza. Hai vinto, hai perso, sei ripartito. Quanto ti è servita quest'anno questa scorza che ti sei fatto come allenatore? Beh, molto, nel senso che le esperienze anche all'estero sono state importantissime, oltre insomma, come dicevi tu, a coscienti sconfitte o a... Diciamo che a un certo punto io ho detto, questo ruolo allenatore bisogna festeggiare, perché bisogna festeggiare, ma con sobrietà, e deprimersi con coraggio, perché se no non esci via da questa situazione. Le esperienze all'estero sicuramente mi hanno aiutato ancora ad arricchire un bagaglio tecnico, caratteriale, di gestione, e cerco di vivere chiaramente come è stato quest'anno, che non era una cosa semplice sotto certi punti di vista, di viverla nel miglior modo possibile e farla vivere anche alla squadra. E poi l'ultima domanda, finale quarto set, grande vantaggio, va in battuta anche a Pete, chiami un time out, ne chiami un altro, chiami il challenger, metti Kovar, e cosa ci restava dopo? Ah, mi buttavo in mezzo al campo. A un certo punto ho detto, faccio finta di cadere in mezzo al campo, svengo in mezzo al campo, svengo, fermiamo il gioco per un minuto almeno, perché quello è un infortunio da un minuto. E senti, quando hai visto Sokolov dolorante, ti ha preso un po' di sudarella? Diciamo che ho sperato che non fosse niente di grave. È vero che c'è stato un altro infortunio nei playoff su un appoggio, no? O su una ricezione così, che è stato grave, però non essendoci il salto ho pensato, speriamo che non si sia girata troppo la caviglia, così è stato, ma io penso che lui comunque voleva rimanere in qualsiasi modo in campo. Senti, complimenti da parte mia. Anche grazie. Da parte mia, veramente, complimenti. In bocca al lupo e goditi la premiazione, a prestissimo, ciao, ciao Pepe. Un abbraccio, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Era giusto.